ma barber. Vi ho portato pochissimo tempo fa il tutorial sui capelli lisci, quindi non poteva mancare il tutorial sui capelli ricci. Quindi oggi, nuovo metodo per come fare i capelli ricci. Bando alle chiacchiere, lascia like, commento, iscriviti al canale perché è una cosa importantissima. Questo è il mio contatto Instagram, potete chiedermi qualsiasi cosa in privato, basta solo seguirmi. Passiamo al tutorial. Cosa utilizzeremo oggi, ragazzi? Crema anticrespo. Io do per questa qua dell'Adrian Lawrence. Se volete sapere dove trovare questi prodotti, mi contattate su Instagram, c'è il link in descrizione. Vi mando i link, vi dico dove potete trovare. Tanti prodotti come la cera che utilizzeremo dopo potete trovarla in bottega da me, quindi potete venire qua a prenderla, non c'è nessun problema. Diffusore. E passiamo ai video parlati, quindi andremo a mettere un po' di crema anticrespo sui capelli bagnati o appena lavati. Come shampoo utilizzo Mulligan's rinforzante alla cheratina, che è una bomba ragazzi, credetemi. Potete trovarlo nei video precedenti sulla cura dei capelli. Comunque andremo a metterlo su lunghezze punte. Ora ragazzi, come sempre, calore massimo, velocità minima e passiamo all'asciugatura. Essendo un pochettino più corti, quindi asciugatura finita, riccio molto naturale, senza crespo, per chi vuole un goccio di cera opaca e ci siamo, ora vi mostro. Ed eccoci qua ragazzi, arrivati alla fine di questo video. Spero che siate riusciti ad ottenere il risultato che volevate, che io vi sia stato molto d'aiuto. Se è stato così, commenta, lascia like, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video.